Scusate, adesso iniziamo. Allora, come abbiamo detto oggi sul finire del secondo momento, lo dico a beneficio di tutti, l'intento è riuscire a finire quest'ultima e terza parte in modo tale da consentire chi dovesse andare a messa alle 6:30 a Villanova di riuscirci. E nella parte finale avevamo deciso di concludere col Vespro, quindi sarà chiaro quando si arriverà a quel momento, proviamo a finire veramente tutto, anche il Vespro, entro le 6:15. Qualora non ce la facessimo, insomma, facciamo in modo tale di far capire che si va verso la parte di Vespro, quindi se fossimo in ritardo chi deve andare a messa potrà farlo. Ok, abbiamo visto ieri sera Abramo, questa mattina abbiamo visto la figura di due donne, Agar e Sara. E adesso invece ci andiamo di nuovo a cambiare telecamera e a rimetterci su Abramo e Isacco. Forse brano più noto rispetto a quelli ascoltati in mattinata, ma non per questo può riservare meno sorprese. E quindi direi che possiamo iniziare con un segno di croce, il canto, e poi iniziamo. Grazie a tutti. Nel nome del Padre. Dal libro della Genesi. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrile in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé i due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù. Ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio, rispose, eccomi figlio mio.
Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Beersabea e Abramo abitò a Beersabea. Siamo arrivati all'epilogo della vicenda di Abramo. E tutti noi, quando pensiamo al sacrificio di Isacco, o la legatura di Isacco, come dicono gli ebrei, e vedremo perché dicono così, abbiamo in mente una scena come quella. Questo è il Corpus Domini, qui vicino. Oppure abbiamo in mente Caravaggio. Suspense. Eccolo. Questi sono i due dipinti che Caravaggio ha dipinto. I due quadri che Caravaggio ha dipinto. Qual è la particolarità di tutti questi? Abramo molto vecchio e Isacco ragazzino, adolescente. In quello di Rupnik è ancora più evidente, perché è un bambino proprio. Penso di non dire niente di particolarmente nuovo, ma se voi prendete la Bibbia e rileggete tutto il ciclo di Abramo per intero, sottolineando i dati delle età, diciamo, vi accorgerete che a questo punto della storia il nostro Isacco ha 37 anni circa. Quindi, quindi tutto questo, immaginatelo, fatto a un uomo di 37 anni da un uomo di più di 100 anni, ok? Vedremo poi in questa storia un uso particolare del tempo, ve lo farò notare al momento. Iniziamo, come abbiamo fatto ieri e questa mattina, leggendo insieme il brano e provando a vedere che cosa ci rivela ancora rispetto alla promessa. Questa volta abbiamo una porzione di testo più piccola, quindi sarà più facile, spero. Capitolo 22, versetto 1. Dopo queste cose
E qua sempre le indicazioni vaghe che dà la Bibbia. Dopo queste cose cosa vuol dire? Quanto tempo? Vabbè, dopo queste cose, ma il problema arriva adesso. Dio mise alla prova Abramo. Gli disse Abramo, rispose, eccomi. Allora, ho detto è un problema mettere alla prova, sì, perché per la nostra sensibilità, per la nostra cultura, un Dio che mette alla prova è un problema. Ci mette subito un po', come dire, sull'attenti, no? Ci dà c'è un qualcosa di sospettoso in un Dio che ti mette alla prova. In verità, in termini biblici, mettere alla prova non ha niente di tutto questo, perché è frequente che nella Bibbia Dio metta alla prova. Soprattutto succede nella fase, diciamo, in cui Israele ha camminato nel deserto. E perché Dio mette alla prova? Dio, quando lo fa in momenti significativi e importanti del popolo. È un po' il modo con cui Dio aiuta a fare un salto di qualità, un passaggio. È come se dicesse: fino a qua è andata bene così, adesso però devi fare un passo in più. Adesso però è il momento giusto per salire un gradino. Questo significa mettere alla prova nella Bibbia, ok? Quindi vediamo che non è assolutamente qualcosa di negativo in termini biblici. Abramo ha più di 100 anni, eppure il suo cammino non è ancora finito. C'è ancora un gradino da fare, un gradino che il Signore gli vuole far salire. Abbiamo imparato oramai, penso ve l'ho detto 200 volte, che la promessa non ha i nostri tempi e quindi non siamo noi a decidere quando l'abbiamo raggiunta, ok? C'è sempre un salto in più da fare. Il suo cammino quindi non è ancora finito e il Signore viene per fargli fare un passo in più. E qui mi permetto di togliermi un sassolino dalla scarpa, ma apro e chiudo una parentesi immediatamente perché non è il nostro argomento, però come biblista dovete permettermi di togliermi questo sassolino. Abbiamo cambiato la traduzione del Padre Nostro, giusto? Perché quel non ci indurre in tentazione ci faceva paura. Non sto criticando la scelta pastorale di passare a non ci abbandonare nella tentazione, no, come non sì. Non ci abbandonare nella tentazione. Però ecco, quello che mi permetto di dire come biblista è che lì il verbo non ci abbandonare non c'è, non esiste. Il verbo non ci indurre è quello giusto. Allora, secondo me il problema è che noi cristiani abbiamo perso il senso biblico della tentazione. Abbiamo perso il senso biblico di quando Dio mette alla prova, che cosa vuol dire? Non è un Dio che mette alla prova per trovarci in difficoltà, ma è un Dio che mette alla prova per chiederci qualcosa in più, perché si fida di noi, perché sa che possiamo fare un passo in più. Chiusa parentesi, scusatemi. Vi faccio notare però che Dio sta chiedendo questo ad Abramo, ed siamo alla fine del suo cammino. Quindi i lettori, con questa introduzione, capiscono subito che cosa sta per succedere. Sappiamo che siamo ad un punto di svolta della storia di Abramo. Però vi faccio notare una cosa, che questa informazione, e cioè che Dio stava mettendo alla prova Abramo, a chi viene data? A noi che leggiamo. Abramo non lo sa. Abramo non ne sa nulla, non sa che Dio lo sta mettendo alla prova, ok? Questo è importante da tenere, eh? Noi lettori però sappiamo che sta per succedere qualcosa, Dio lo sta mettendo alla prova. E adesso vi do un indizio per leggere la Bibbia, non un indizio, una parola sbagliata, un piccolo strumento che vi può essere utile in altri momenti. Tutte le volte che la Bibbia vi spoilerà il finale, cioè vi dice già che cosa sta succedendo, in questo caso vi dice che Abramo viene messo alla prova, vuol dire che la nostra attenzione si deve spostare da che cosa a come.
Quindi noi lettori siamo informati che Abramo viene messo alla prova. Dobbiamo fare attenzione a come si comporterà Abramo messo alla prova. Capite il passaggio? Da che cosa a come. Quindi noi lettori partiamo sapendo delle cose che Abramo non sa. Siamo in vantaggio rispetto a lui. Versetto 2. Dio dice che cosa deve fare Abramo. Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. È qualcosa che squarcia il cuore. A noi che abbiamo seguito Abramo per 2 giorni, figuratevi a questo padre. Si tratta di un programma narrativo, cioè quando viene detto che cosa deve essere fatto nel racconto. E tra l'altro è un ordine fatto da Dio, quindi non è una cosa che si può tralasciare, cioè dovrà succedere questo. E tra l'altro Dio usa le stesse parole, la traduzione le fa perdere un po', però quel va nel territorio di Moria in ebraico assomiglia alle prime parole che Dio aveva detto ad Abramo. Se c'eravate qua venerdì sera, che poi è ieri sera, scusate, dicevamo che Dio nel presentarsi ad Abramo gli dice vattene dalla tua terra. Ecco, se traducessimo letteralmente qua ci sarebbe la stessa cosa. E quindi siamo davanti ad una nuova separazione, ad una nuova partenza. Vi ricordate anche che cosa dicevamo a proposito del separarsi nella Bibbia? Separarsi nella Bibbia è il modo con cui Dio crea. Quindi da questa separazione nascerà qualcosa di nuovo. E anche in questo caso, come allora, Abramo deve recarsi in un luogo che non conosce, ma che gli sarà indicato, sul monte che io ti indicherò. E questa nuova separazione però ci viene presentata subito con un peso emotivo molto forte. Notate come viene presentato Isacco, con una catena di appellativi emotivamente sempre più pesanti. Tuo figlio, di più. Il tuo unigenito, di più. Quello che tu ami. Capiamo proprio che qui si sta posando sul cuore di Abramo un bel peso. Però c'è una cosa interessante che ci aiuta a vedere il testo ebraico, perché quel offrilo in olocausto in ebraico è il verbo alà, che ha 2 significati. Alà può significare far salire. Quindi Dio potrebbe dire vai nel territorio di Moria su e fallo salire sul monte che io ti indicherò. Oppure alà potrebbe voler dire fai salire il suo profumo al cielo, appunto come succede con gli olocausti, ok? Perché vi faccio notare questa cosa? Per ricordarvi che la parola di Dio deve sempre essere interpretata. E anche ad Abramo viene richiesta un'interpretazione. Che cosa deve fare con questo figlio? Deve farlo salire sul monte? Una gita? O devo offrirlo in sacrificio? Vedete che la promessa non è mai qualcosa, anche questo l'abbiamo già visto nella vicenda di Abramo, non è mai qualcosa che ti piove in testa, non è qualcosa che ti cade in testa e devi fare così perché è così, è la chiamata di Dio. No, la promessa, la chiamata di Dio interpella sempre la nostra libertà, è sempre qualcosa che noi interpretiamo, facciamo passare nella nostra vita, a cui noi diamo senso con la nostra vita. Ma a che cosa deve rinunciare Abramo? Alla promessa, al miracolo, a questo dono di Dio che era questo bambino?
Arrivati a questo punto, davanti a questa richiesta di Dio, sembra quasi che Dio voglia distruggere tutto quello che con fatica ha creato per Abramo. Ma esattamente questa la prova per lui, il dono. E questa la prova per Abramo. Per Abramo e, mi permetto di dire, per me e per tutti noi. Perché un dono ricevuto è qualcosa di cui ci si può appropriare, qualcosa che si potrebbe voler trattare come proprio, qualcosa che mi è dovuto, che è mio, che è un mio diritto. E così vedete che facilmente il nostro cuore si sposta da chi ci ha fatto il dono a voler trattenere quel dono. Mentre il dono è ciò che apre alla relazione con chi appunto ti ha fatto quel dono. Il tragico di questa vicenda di Abramo, dell'epilogo della storia di Abramo, è proprio questo. E cioè che Dio è allo stesso tempo colui che ha fatto il dono e anche colui che chiede di spossessarsene. Questo è il tragico di questa vicenda, il dramma. Ma vediamo come reagisce Abramo. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé i servi, prese il figlio e poi spaccò la legna per l'olocausto. Quindi ha interpretato in questo modo. Con un piccolo dettaglio, il narratore biblico ci aiuta a vedere che Abramo non fa tutto questo a cuor leggero, ma che c'è un turbamento nel suo cuore. Perché se ci facciamo caso, l'ordine delle azioni che Abramo compie non è molto logico. Perché si alza, sella l'asino, prende i servi, prende il figlio, che vorrebbe dire che è pronto per partire, e poi si mette a spaccare la legna. Sembra quasi che il cuore di questo padre sia cercando di ritardare la partenza. Da una parte è pronto a partire, dall'altra cerca di trovare ancora un momento per non partire. C'è qualcosa che non va nel cuore di Abramo e possiamo capire che cosa, un turbamento interiore. E nel frattempo però Dio deve aver indicato ad Abramo il luogo, perché lui parte a colpo sicuro, sa già dove andare. E infatti il terzo giorno di cammino Abramo poté riconoscere quel luogo, anche se era ancora lontano. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo, quindi aveva capito dove andare. E tra l'altro non solo andava a colpo sicuro, ma ci dice che arrivò a quel luogo il terzo giorno. Quindi Abramo ha camminato 3 giorni. Ciò che viene da qui in poi non è un colpo di testa, non è una decisione improvvisa, è una ferma decisione quella di Abramo, che sarà turbato, sarà emotivamente scombussolato, ma ha deciso. Ha deciso ancora una volta di fidarsi di ciò che non comprende. Questa è la grandezza e la straordinarietà di Abramo. Arrivato ai piedi del monte, Abramo dice ai servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Io penso sia commovente. Abramo che dice: ritorneremo da voi. È commovente perché sembra quasi voler lasciare una porta aperta alla sua speranza. Mi sono fidato, dai, non può finire così. Ritorneremo da voi. E immaginatelo detto da un padre che ha aspettato questo figlio per tutta la sua vita. Ricordiamo che in tutto questo Abramo non sa perché lo sta facendo. Solo noi lettori sappiamo che Dio lo stava mettendo alla prova. Abramo non sa perché lo fa. Gli è stato chiesto e lo fa, ma non sa perché. Abramo è al termine del suo percorso, ha conosciuto la fedeltà di Dio
e per l'ennesima volta la sua obbedienza totale è la manifestazione visibile della sua fiducia. Allo stesso tempo, veramente, io, se provo a immaginare il tono di voce con cui Abramo ha detto quelle parole, mi commuovo. Ritorneremo da voi. Arrivato sul monte, succede qualcosa al tempo, vi dicevo, no? Se fossimo in un film, a questo punto inizierebbe una scena al rallenti. Perché fino ad adesso è andato abbastanza in fretta, no? Sono partiti, hanno fatto 3 giorni di cammino, è stato tutto molto veloce. Ma arrivati sul monte, inizia il tempo rallentato. Abramo prese la legna dell'olocausto, la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Il tempo sembra fermarsi. Questo serve ad aumentare la tensione del momento e anche a dirci che sta per succedere qualcosa di importante. Tutte le volte che nella Bibbia vi accorgete che il tempo si rallenta e si dilata, vuol dire che lì c'è la parte più importante del racconto. E questo è un metodo narrativo con cui la Bibbia ci racconta l'interiorità dei personaggi. La Bibbia di solito non racconta, non ci dice niente su come stanno i personaggi, non ci dice Abramo sale la montagna ma era angosciato. Ci racconta l'interiorità dei personaggi con questi metodi, per cui rallentare il tempo fino a farlo diventare proprio visibilmente pesante. E così capiamo che così stava vivendo quel momento Abramo. Prende la legna e la carica sul figlio. I padri della Chiesa sappiamo che hanno visto in questo l'immagine di Cristo caricato della croce, e mi sembra molto tenero che, nonostante sia salendo sul monte per offrire suo figlio in olocausto, è Abramo stesso che prende quegli strumenti con cui il piccolo Isacco, si sarebbe potuto ferire. Perché a Isacco dà la legna, ma il fuoco e il coltello li tiene lui per proteggere il figlio, come si farebbe con un bambino, no? Non gli dai qualcosa di pericoloso in mano. Isacco in questa scena è connotato in maniera esplicita come il figlio, e viene ribadito che salgono tutti e due, che salgono insieme. C'è un carico emotivo della storia, ma è anche la sottolineatura che è questo il problema, è questo il nodo da sciogliere. Vi ho detto che mettere alla prova voleva dire aiutare a far fare un salto, quindi a sciogliere qualcosa. Ecco, il nodo che Abramo deve sciogliere è proprio legato alla relazione con Isacco, questo essere insieme, questo passare da chi ti ha fatto il dono ad appropriarti di quel dono. E poi c'è questo dialogo al versetto 7 che è anche qualcosa di tenerissimo e anche molto molto commovente. Un dialogo molto affettuoso tra padre e figlio, che è un po' strano se pensiamo che Isacco aveva 37 anni, ma allo stesso tempo è fortemente connotato dal punto di vista emotivo. Isacco si rivolge al padre, padre mio, risponde eccomi figlio mio, e poi Isacco chiede, e sono le uniche parole che dice in tutto l'episodio. Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Da qui in poi il tempo si rallenta ancora di più, quindi siamo proprio all'apice della tensione. Dio stesso provvederà l'agnello, figlio mio. E proseguirono tutti e due insieme. Ancora una volta è sottolineato che erano insieme. Letteralmente è così, Dio stesso vedrà per lui l'agnello, vedrà, perché se no non si capisce il gioco di parole che tra poco farà Abramo con questo agnello.
Tra l'altro, l'ebraico, come tutte le lingue antiche del resto, non hanno la punteggiatura. Quindi questa frase potrebbe essere letta in due modi. Come le nostre Bibbie dicono, e cioè Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, virgola, figlio mio. Oppure Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto, il mio figlio. E in questa ambiguità, perché sono due traduzioni possibili, si gioca l'ambiguità del cuore di Abramo di fronte al dramma di quello che sta succedendo. E di fatto Abramo non risponde al figlio, non gli dice dove troveranno l'agnello, ma rimanda ancora una volta a Dio. È Dio che vedrà. Vi ricordate già nella prima visione lui aveva parlato di Dio come colui che mi ha visto, no? Come anche Agar. Allora sarà Dio che vedrà. Ancora una volta Abramo sa che è Dio a condurre la sua storia. Il viaggio prosegue in silenzio, forse uno dei più drammatici della Bibbia. Al versetto 9 si arriva al luogo che Dio aveva indicato e il tempo di nuovo si rallenta. Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco, lo depose sull'altare. Vedete quanto è ritmato, no? Ci viene proprio descritta ogni azione che Abramo fa e addirittura ci viene detto che stese la mano, prese il coltello per immolare suo figlio. Proprio il tempo è rallentato al massimo ed è la sequenza di gesti che fa Abramo, una sequenza di gesti molto precisi che un ebreo comprendeva subito essere i gesti del sacrificio cultuale. Quindi Abramo si sta comportando come un sacerdote in tutto e per tutto, tutta la procedura. La tradizione rabbinica qui riempie un vuoto, perché sembra che tutto questo accada nella più totale accondiscendenza di Isacco, che non muove un muscolo e non dice una parola, mentre vi ho detto che aveva circa 37 anni, insomma. È difficile da immaginare questa scena. Allora i rabbini hanno immaginato che a questo punto Isacco, comprendendo che ciò che il padre gli stava facendo era frutto dell'obbedienza a Dio, i rabbini dicono che a questo punto Isacco abbia iniziato a gridare al padre Akedah, cioè legami, perché in questo modo potremo compiere la volontà di Dio. È una questione, è un racconto romanzato ovviamente, ma ancora oggi gli ebrei chiamano questo episodio la Akedah di Isacco, quindi se lo sentite è per questo motivo. Quindi siamo all'apice della tensione, Abramo ha il coltello alzato, Isacco è deposto sull'altare, ecco siamo. No, questo è appena dopo, eh? Ci immaginiamo Abramo col coltello alzato e proprio all'apice della tensione un angelo chiama dal cielo, Abramo, Abramo, e Abramo miracolosamente si ferma. Ecco, miracolosamente si ferma, eccomi. Anche questo è significativo, Abramo è capace di ascoltare la parola di Dio anche in una situazione così emotivamente drammatica. Oramai aveva la mano alzata, cosa ci voleva ad andare giù? Eppure è stato capace, anche in quel momento così emotivamente disturbante, è stato capace di fermarsi sulla parola di Dio. L'angelo gli dice non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli niente, ora so che tu temi Dio. Che cos'è questo timore di Dio? No, intanto diciamo ora so. Ora so è di solito un'espressione che nella Bibbia ricorre come un grido entusiasta di qualcuno che è stato salvato da un pericolo e che con entusiasmo appunto ringrazia Dio sostanzialmente per essere stato salvato.
ora so che tu mi hai salvato, ora so che tu sei grande, ora so che tu mi liberi, eccetera. Soprattutto nei Salmi ricorre questa espressione. E qui è molto strano perché questo ora so, entusiasta, lo troviamo sulla bocca di Dio. Ora so che tu mi temi. E dicevamo che cos'è il timore di Dio? Non è certamente la paura, come sappiamo, ma non è neanche un sentimento religioso. L'essere pio non è quella cosa lì. Il timore di Dio è la docilità al suo volere, l'obbedienza, se vogliamo. È quella fede che ha permesso ad Abramo di fidarsi anche se non comprendeva, anche se non sapeva che cosa stava succedendo. Quello è il timore di Dio. È la fede che permette ad Abramo anche di rinunciare alla cosa più preziosa che ha, che è capace di riconoscere suo figlio come quel dono, tanto che è capace persino di liberarsene. Dio chiede ad Abramo persino se sa rinunciare alla sua stessa promessa, perché appunto la promessa non è un bene che posso rivendicare o di cui posso impossessarmi. Dio non vuole che Isacco sia ucciso, infatti lo dice, no? Non fargli niente, non stendere la mano contro il ragazzo, non è un Dio sadico che vuole un sacrificio umano. Ciò che Dio chiede ad Abramo è che si separi da un certo tipo di atteggiamento rispetto a questo dono. In una certa maniera Dio chiede ad Abramo di essere libero dal dono che lui stesso gli ha fatto. In una certa maniera Dio chiede ad Abramo la possibilità di fare lui stesso un dono uguale a Dio. Quello stesso dono che io ti ho dato, ridammelo. E questa è la reciprocità. E questa è la reciprocità che Dio cerca con Abramo e con noi. Non seguirmi per i miei doni, ma seguimi perché vuoi seguirmi. È una scelta libera tra due soggetti liberi. E questo è descritto in termini molto plastici dalla fine dell'episodio, perché al versetto 13 vediamo che Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Ora, facciamo attenzione. Normalmente si dice, va bene, non ha ucciso il figlio, ma oramai il sacrificio era pronto, qualcosa bisognava sacrificare, tu guarda un ariete. È un po' più profondo di così. Perché, ricordate, salendo sulla montagna, Isacco aveva chiesto a proposito dell'agnello. Dov'è l'agnello per l'olocausto? Ebbene, adesso chi viene sacrificato? L'ariete, cioè il padre dell'agnello. Abramo deve sacrificare se stesso in qualche modo, la sua immagine di paternità, perché questo suo figlio possa vivere, perché si possano separare in termini biblici, e cioè la sua paternità sia in qualche modo sacrificata perché lui possa continuare a vivere. E questo, guardate, che è un discorso che supera di gran lunga la figliolanza intesa come qualcosa che è uscito dal mio utero. Anche questo ve l'ho già detto. Lo supera di gran lunga. Pensiamo che cosa vuol dire per me di un dono che ho ricevuto, ma anche di qualcosa che io ho creato, di un mio talento, di una mia capacità, di una mia competenza. Che cosa vuol dire sacrificare la mia paternità rispetto a questa cosa? Significa lasciare a quella cosa la possibilità di essere al di là di me. Significa relazionarmi in maniera libera con tutto ciò. Ed è esattamente quello che Dio ci chiede. Questa è la prova che Dio ci chiede di fare.
Infatti sul monte Dio, Abramo, sacrifica la sua paternità, non sacrifica il figlio. Siamo alla fine, c'è un passaggio molto importante. Abramo dà il luogo, scusatemi, dà il nome al luogo in cui si trova. Versetto 12. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice, sul monte il Signore si fa vedere. Intanto vediamo che il monte Moria, nella tradizione ebraica, è il monte su cui sarà costruito il Tempio di Gerusalemme. Infatti questo è il luogo sulla spianata del Tempio a Gerusalemme, è ancora ricordato il luogo della Achedà di Isacco. Se qualcuno è stato a Gerusalemme lo sa. Sul monte, ricordiamo, il Tempio è il luogo della presenza di Dio, quindi ci sta bene questo gioco. Ma notate il gioco di parole. Sul monte il Signore vede e il Signore si fa vedere. Il Signore vede e il Signore si fa vedere. È la stessa reciprocità di cui parlavamo prima, di un dono che è dato, ridato e ricevuto di nuovo. Abramo ha ricevuto il dono di Isacco, è stato capace di ridarlo e lo ha ricevuto in modo nuovo. Abramo possiamo dire che è l'anti-Adamo, scusate il gioco di parole, perché anche Adamo aveva ricevuto un dono, aveva ricevuto il giardino, la vita, la fecondità. E quando Dio aveva messo un limite al suo possesso, in qualche modo quando Dio aveva messo alla prova Adamo, Adamo non aveva avuto fiducia di Dio. Aveva cercato invece di impossessarsi di quel dono, di prenderlo. Aveva vissuto la relazione con Dio come quella con un rivale. E questo aveva rotto la comunione con lui. In questo episodio, se lo leggiamo in maniera superficiale, sembra che Dio dia con una mano e tolga con l'altra. Ma è evidente che è solo la fiducia ciò che permette di sanare questa contraddizione tra un dono ricevuto, dato e ricevuto di nuovo. Vi dicevo il dettaglio di Abramo che dà il nome al luogo, perché dare il nome al luogo è in qualche modo rendersi consapevole di quello che è successo. È il modo con cui Abramo segnala la comprensione di quell'esperienza che ha fatto. Guardate, ogni esperienza di Dio è un'esperienza che va riletta e a cui bisogna dare un nome. L'episodio poteva finire senza che Abramo desse il nome a quel luogo, ma il fatto che alla fine lui si sia fermato e abbia detto: questo luogo si chiama il Signore vede perché si è fatto vedere. Quello è il modo con cui Abramo ha compreso la sua esperienza di Dio. E questo è il modo con cui potrà tornare a quell'esperienza, perché è stato capace di rileggerla, di darci un nome. Un padre spirituale diceva che quando l'esperienza di Dio non è riletta, è come se non fosse mai stata fatta. E questo è un monito che dobbiamo tenere per noi. Se Dio ci ha detto qualcosa in questi giorni, di questa esperienza, di questo cammino con Abramo, diamogli un nome a questa esperienza, diamo un nome al luogo in cui è successo, perché sarà il modo con cui segneremo la tappa anche per il nostro cammino. Alla fine della storia, Dio, per l'ennesima volta, o questa volta l'ultima, ribadisce la promessa ad Abramo. E dicevamo ieri, non perché Abramo sia tonto o perché non capisca, ma perché Abramo, come ciascuno di noi, ha bisogno che questa promessa sia ripetuta, perché entri nel cuore, in profondità.
Concludiamo notando l'ultimo versetto. Vi ricordate, Abramo ai servi aveva detto «Torneremo da voi». Ma il versetto 19 conclude così. Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Dov'è Isacco? Dov'è Isacco? Si sono separati. Da qui in poi, infatti, il ciclo di Abramo finisce e inizia quello di Isacco. Inizia una nuova storia. Allora adesso facciamo la meditazione, intanto proviamo anche a fare un segno, sembra complicato ma ce la si può fare. E proviamo a fare nostre, diciamo così, le parole che Dio ha rivolto ad Abramo. Quindi l'idea è quella di ricevere la benedizione che Dio fa ad Abramo su di noi. Per questo ci sarà qua Don Giancarlo. E ci siamo chiamati a venire come singoli, come coppia, come gruppo. Stamattina dicevamo che la vocazione non è mai la benedizione, scusate, non è mai una benedizione personale, ma è una benedizione sempre comunitaria, si fa una chiamata a più persone. Quindi non c'è una formula standard per presentarsi, quindi uno, coppia, gruppo, vedete voi. Proviamo a tenere le distanze per i motivi legati al Covid. E sotto di sfondo ci sarà un po' di arpeggio che ci aiuta a mantenere un clima e basta, quindi questo è quanto. Quindi invito Don Giancarlo a venire qua e poi in maniera ordinata, mantenendo le distanze, ci presentiamo davanti a lui e davanti a lui riceviamo la benedizione.
Adesso procediamo con le invocazioni e come ritornello faremo il canone che abbiamo provato in partenza. Signore, insegnaci a custodire i sogni, i desideri e le aspirazioni che nascono in noi. Aiutaci a camminare nelle tue vie, perché apriamo il nostro cuore alla promessa che tu hai pensato per noi. Allontana dalla nostra mente e dal nostro cuore la pigrizia e i pensieri cupi e donaci di gustare con gioia la tua misericordia. Aiutaci a non lasciarci afferrare da mille piccole preoccupazioni, invece di aprire il nostro cuore al desiderio. Perdonaci perché non sappiamo attendere, ma siamo abitati dalla fretta e dall'impazienza. Fa che riscopriamo ogni giorno il tuo sguardo d'amore, negli occhi di chi abbiamo vicino e di chi ci chiede aiuto. Per riconoscere la nostra malattia e per poter riconoscere lo spazio di grazia in cui vieni ad operare. Perdonaci per le chiusure e per le paure ed insegnaci a lasciare spazio alla fiducia e all'abbandono confidente. Donaci la forza di resistere alla tentazione di piegare la tua promessa secondo il nostro volere e le nostre ambizioni. Sostienici nel nostro intimo affinché coltiviamo la speranza e non cadiamo nel pessimismo. O Signore, facci nascere e rinascere ogni giorno come nuovi Abramo, saldi nella libertà capace di liberare. Rendici capaci di aprire nuove strade, di possibilità
e di lasciare andare quanto teniamo a trattenere. Visto l'orario, e chi dovesse andare a Messa Villanova probabilmente è già andato, ma se qualcuno è rimasto fino all'ultimo, adesso procederemo con i Vespri. Vespri che faremo in modo un attimo diverso da quanto facciamo di solito, e provo a spiegarli un attimo. Il primo Salmo sarà letto da un lettore singolo, diremo insieme il Gloria alla fine, e poi il ritornello. Il secondo salmo sarà analogo, ma con la lettura di due lettori, quindi diremo insieme solo il Gloria in fondo e l'antifona, mentre il terzo sarà comunitario e lo faremo a cori alterni, possiamo fare destra e sinistra, direi, e così. A seguire non ci sarà lettura breve, perché sulla parola ci siamo già stati, e quindi ci sarà soltanto il responsorio. Canteremo il Magnificat col canto che abbiamo fatto anche come canto d'inizio, e concluderemo con il Padre Nostro. A finire, benedizione finale. Direi che possiamo partire quindi con il primo. La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Alleluia. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Alleluia. Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine. Alleluia. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine. Alleluia. Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso a suo cuore. Dal sorgere del sole fino al tramonto, lodate il nome del Signore. L'immensa sua gloria supera i cieli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nozze benedette in Cana di Galilea, dove era Gesù con Maria, sua madre. Thank you.
Padre nostro, che sei in cielo, sia la pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito, perché possiate percepire la sua promessa di libertà e l'intensità del suo sguardo d'amore sulla vostra vita in ogni giorno. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace. Siamo giunti alla conclusione di questi nostri tre momenti insieme e volevamo un grazie a tutti quelli che hanno partecipato, un grande grazie a tutti quelli che si sono fatti coinvolgere in modo estemporanea nell'organizzazione, nella lettura, nel suonare i canti, in tutto davvero, a Luca per le dirette. Un grande grazie a Elisa che ci ha accompagnato davvero insieme ad Abramo. Ci sembra giusto, adesso che siamo qua tutti presenti, chiedere a Elisa di venire qua, che le diamo un piccolo pensiero da parte delle tre comunità, un piccolo pensiero per davvero ringraziarla di cuore di quello che ha fatto. Intanto farei notare che la sportina di Ciccio e Tortellini è caratteristica delle nostre comunità, direi. Un primo pensiero che non so come vuoi, direi che puoi farlo nel privato della tua stanza, e anche un secondo pensiero. Dico solo che uno è un po' più, diciamo così, uno è un po' più metaforico e femminile, uno è una cosa che serve per far luce e per fare così, profumare la stanza e gli ambienti. Brava, brava. E l'altro invece, essendo lei biblista ed essendo lei insomma conoscitrice della parola, diciamo che è una lettura fra colleghe, mettiamola così. Quando l'aprirai saprai. Mi devo dire qualcosa ancora, Franca? C'è qualcosa che mi sfugge? No? Due parole di Elisa. Ma proprio due, perché mi avete già sentito abbastanza. Anzi, una. Grazie. È stato per me molto edificante conoscervi. Grazie. Grazie anche dei doni.